Ci siamo, eccoci qua, siamo noi. Cari amici, ecco, voglio dirvi alcune parole con questo piccolo video perché innanzitutto voglio farvi vedere che sono ancora vivo e vegeto e con la sanità di portare avanti questo cammino un po' tortuoso, diciamo, dai. Purtroppo, come poteva essere anche negli effetti collaterali dell'ultima terapia oncologica che poi me l'ho sospeso un mese fa più o meno, e si è verificato il fatto che poi però dai, quello della bronchite e polmonite. E che ha complicato un po' le cose. Adesso sono venuto da Ancona, già in programma che settimana prossima sera dovuto andare a fare un controllo. Stesso tempo il primario che mi ha operato a me è andato in pensione, non lo vogliono fare entrare nemmeno a titolo gratuito, però è servito per darmi insomma questo primo, diciamo, colpo cominciare questo nuovo percorso. Anche la dottoressa Zuccatosta si chiama, io sono testa tosta, quindi testa coccia tosta, vabbè, diciamo che siamo due testoni, va. Comunque no, è una dottoressa di una gentilezza inaudita. L'ho conosciuto, mi stanno facendo il primo intervento e dovevano farmi prendere dei campioni di sangue. Sono arrivato a fare fino a 18 buchi in due braccia. Alla fine poi sono riuscito attraverso un piede e una cannula all'inguine, ecco, per poter poi procedere all'anestesia e tutto il resto. E lei stava là vicino, la vedevo, poi per parole io capivo, vedevo, sentivo e non sentivo, però a un certo punto, guardando in faccia quella persona, ho visto in quel movimento, in tutta la percussione che c'era nei confronti, eppure non ci siamo mai visti. E poi abbiamo fatto subito amicizia. E dopo quello che mi scrive, caro De Vincenzo, caro Gianmarco, come il dottore può salutarti, diciamo che è riuscita a trasmettermi quella serenità necessaria per poter andare avanti e continuare a fidarmi di lei. Adesso stavo dicendo che magari ogni volta, cioè, bisogna modificare un po' il progetto sul campo di battaglia, magari gli appostamenti, perché sono sempre imprevisti quelli che poi alla fine ti creano più difficoltà. E quindi devo far spostare questo appuntamento, e me lo farà, me l'ha scritto, che questo è un centro dove vanno da tutte le parti del mondo, diciamo, cioè, perché diciamo che è un intervento molto delicato. Non lo fanno tanti, però bisogna sempre stare all'attenzione, all'accortezza, perché può succedere come l'altra volta che mi è venuto fuori, e se succede qua, stiamo nelle stesse condizioni di lì, purtroppo, perché nessuno potrebbe metterci le mani. Ma questo non ci pensiamo, e magari una preghierina in più tiriamo avanti. Ecco, questa è la fase che va, diciamo, al di là, dall'altra parte della medaglia, in cui vi dicevo prima, le cose che accadono quando una persona poi non ha più possibilità, con cure oncologiche, di poter fermare la malattia o guarire, allora si va così un po' a tentoni. Sospeso la terapia, adesso
Poi fare un'altra TAC, bisogna riprovare un'altra terapia per un altro mese e mezzo, e poi fare altri controlli, quindi diventa una cosa infinita. Mio padre, quando andavo in campagna, mi diceva sempre: quando vai a zappare, devi fare a taglio di zappa. Taglio di zappa è, diciamo, il taglio della zappa, che è la parte sotto arrotondata, e devi continuare con quella linea. E così non taglio, non lasci guardare nemmeno un pezzettino di erba. Io penso che allo stesso modo debba fare pure io. Mi rendo conto che sarà difficile, non lo so quello che sarà. Io pensavo che voglio vivere la giornata, portare testimonianza di quanto una persona, un essere umano, magari è capace di sopportare, cercare di aiutare quella gente che magari non hanno esperienza, a volte si sentono parlare di tumore e magari muoiono già dentro e poi cambiano per forza. Adesso proseguirò scrivendo qualcosina per chiarire le cose. Io ho già pranzato. L'appetito non mi manca. Però sto mangiando un po' troppi zuccheri, ma visto che succede di notte, faccio finta che l'ho sognato. Un abbraccio a tutti, ragazzi.